Ciao ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Come state? E oggi approfitto di questo maestrale per fare un piccolo video. Oggi vorrei darvi qualche consiglio sulla compensazione. Cosa vuol dire compensare? Come si compensa? Per persone che stanno per iniziare a fare apnea, che sono autodidatte, magari per qualcuno che ha problemi di compensazione. In maniera molto molto semplificata, elementare, veloce, cercherò di farvi capire alcune cose che potrebbero essere per voi molto molto importanti. Ovviamente considerate che una lezione sulla compensazione nei corsi che tengo dura almeno un'ora e mezza. Cercherò di rimpicciolirla in pochi minuti. Prima di parlare delle tecniche di compensazione, dobbiamo fare un'infarinatura velocissima sull'anatomia dell'orecchio. L'orecchio è diviso in tre parti: orecchio esterno, che parte dal padiglione auricolare fino alla membrana timpanica, orecchio medio e orecchio interno, senza aggiungere altro. Quello che più a noi interessa è l'orecchio medio e in particolare la membrana timpanica, che è questo velo sottilissimo che separa la zona esterna dalla zona media dell'orecchio e che dobbiamo compensare, e la tuba di Eustachio, che fa parte sempre dell'orecchio medio e che unisce le vie aeree all'orecchio, quindi è il tubicino attraverso il quale passa l'aria che poi ci permette di compensare l'orecchio, la membrana timpanica. E la pressione esterna, quando aumenta, schiaccia la membrana timpanica verso l'interno, per cui noi dobbiamo immettere aria dall'interno verso l'esterno, come state vedendo, finché non sentiamo che la membrana schiocca e ritorna al suo equilibrio pressorio naturale. Questa manovra è detta compensazione. Esistono due modi per compensare. Il primo modo è detto valsalva, il secondo frenzel. Valsalva, che è quello che spesso fa chi scende con le bombole, basta tappare il naso e soffiare. L'aria, non potendo uscire da nessuna parte, va a compensare le orecchie. In questo caso però la glottide è aperta, per cui noi compensiamo le orecchie con l'aria che prendiamo dai polmoni. Questa compensazione con le bombole funziona a qualsiasi metratura. Chi scende in apnea invece può arrivare massimo a 10-12 metri circa. Dopodiché c'è il cosiddetto blocco, perché la pressione restringe il polmone, già oltre 10-12 metri il polmone è più piccolo della metà, e per cui l'aria non riesce più a traslare dai polmoni alla parte alta, quindi le vie aeree. La compensazione corretta, che ci permette di compensare a quote anche più profonde e che molti per natura, per fortuna, ce l'hanno di predisposizione, è la seconda manovra, detta frenzel. Chi compensa frenzel riesce a isolare l'aria che ha in bocca con l'aria che ha nei polmoni e usa per compensare solo l'aria che ha nella bocca, per cui è molto più immediata la compensazione, è molto più semplice, non compromette il rilassamento, non esercita tensioni inutili e soprattutto fa sì che l'aria nei polmoni sia svincolata dall'aria che invece usiamo per compensare, che è quella che abbiamo in bocca. La manovra più corretta per compensare frenzel è con il cosiddetto blocco T, cioè la lingua che preme sopra i denti superiori, come se volessimo appunto pronunciare una T di teatro, esercitando una manovra detta presso motoria. Questa manovra fa sì che arrivi aria alla membrana timpanica, per cui la compensazione più corretta si esegue con torace fermo, diaframma rilassato. Ci tappiamo il naso con le dita, mettiamo la lingua sulla posizione della T, possiamo anche farlo con le labbra aperte. Un esercizio molto utile: svuotate tutti i polmoni, quindi svuoto i polmoni, tiro dentro il diaframma. Polmoni vuoti, provo a compensare. Il diaframma era fermo, ero in totale dispnea, ero con i polmoni vuoti e nonostante ciò sono riuscito a compensare. Vuol dire che stavo compensando nella maniera corretta. Chi invece compensa valsalva, questo esercizio non riesce a farlo perché ha polmoni vuoti, vorrebbe spingere aria dai polmoni ma non arriva. Provate a compensare, a mettervi una mano sotto il torace. Se la mano sotto il torace si muove, fa questo, vuol dire che in realtà state sforzando inutilmente la parte bassa e quindi state cercando di richiamare aria verso l'alto, e quindi compenserete facendo questi movimenti sbagliati. Chi fa valsalva usa tantissimo
l'addome, il diaframma, il torace per compensare, quindi sbaglia la compensazione. Quindi ricordatevi che chi fa la manovra corretta riesce a compensare tranquillamente mantenendo il corpo tutto rilassato, dal collo, le spalle in giù e muovendo semplicemente la lingua sul blocco T. Se non riuscite a fare subito questa compensazione qui, vuol dire semplicemente che non l'avete mai fatta, per natura non sapete farla. Quindi avete bisogno un po' più di lavorare sugli esercizi a secco, cioè semplicemente sul migliorare la consapevolezza della manovra. Quindi iniziate innanzitutto a concentrarvi sul movimento che fate. Ricordatevi sempre di non andare in acqua con il raffreddore. Usate sempre dei disinfettanti tipo alcol e acqua borica, oppure semplicemente dell'acqua fisiologica per sciacquare la membrana timpanica. L'apneista, ricordatevi che non va d'accordo né con aree condizionate né col vento freddo in faccia, ha sempre il cappellino di lana perché la sinusite è il peggior nemico dell'apneista. E ricordatevi che se avvertite dolori, soprattutto ai seni frontali, non potete scendere, non c'è molto da fare, per cui non state a forzare la compensazione, perché potrebbero rompersi dei capillari e quindi poi vi esce il sangue dal naso. Cercate di stare al caldo, di soffiare il naso, di rifare dei risciacqui, di fare la doccia nasale, il cosiddetto Yalaneti. Può aiutarvi l'aerosol, può aiutarvi qualche fluidificante per fluidificare il muco e quindi poi per eliminarlo. I primi esercizi che potete fare in acqua per lavorare sulla compensazione sono innanzitutto scendere a testa in su. Questo lo dico soprattutto per chi ha problemi di compensazione. E provate a compensare, quindi con la testa rilassata, sciolta. Compensare a testa in su è molto più semplice perché l'aria tende a galleggiare, quindi a testa in su tende ad arrivare in automatico verso le vie aeree. A testa in giù invece l'aria tende ad allontanarsi dalle vie aeree. Per cui il primo passo, soprattutto per chi ha problemi di compensazione, e lavorare un po' a testa in su sul cavo. Al 90%, forse anche di più, dei casi in cui ci sono problemi di compensazione, la causa è mancato rilassamento. Mancato rilassamento, magari abbinato anche a errata manovra di compensazione. Per cui lavorate sul rilassamento, dovete avere il collo sciolto, rilassato, le spalle morbide, tutti i muscoli quanto più decontratti possibili. Ci sono i fortunati che riescono a fare frenzel anche senza mani, cosiddetta compensazione hands-free, cioè compensano sempre frenzel, però riescono a spingere aria dall'interno verso l'esterno sulla membrana timpanica senza il bisogno delle mani, perché magari hanno delle tube molto lineari, non sono intasati, hanno un setto nasale perfetto. Io ad esempio non ci riesco, io devo compensare sempre con le mani. Io mi fermerei anche qui, rischiamo che se apriamo dei discorsi il video dura 2 ore, per cui non prendete questo video come una lezione professionale sulla compensazione, ma proprio come una chiacchierata tra amici. Se volete potete comprare il libro di Andrea Zuccari, che è il massimo esperto secondo me per quanto riguarda la compensazione, o quello di Federico Mana. Se volete saperne qualcosina in più potete scrivermi e cercherò di rispondervi. Seguitemi su Instagram, sulla mia fanpage Francesco Sena. Grazie mille, al prossimo video. Ciao ragazzi!